Le 10 automobili più costose al mondo sono principalmente costituite da supercar estreme, costruite in quantità molto limitata, se non addirittura uniche nel loro genere, e sono in grado di sprigionare una potenza considerevole sulla strada. Queste auto hanno davvero tutto: motori con prestazioni stratosferiche, componenti altamente avanzati realizzati con materiali esotici e, naturalmente, verniciature e rivestimenti di alta qualità. E anche se è improbabile che vedremo queste 10 automobili in natura, molto spesso, o addirittura mai, ci rimangono le foto e i video, oltre alle loro specifiche tecniche, che stimolano la nostra fantasia. Allo stesso modo, i prezzi di questi 10 modelli superano complessivamente la soglia dei 100 milioni di euro. Ma vedete voi stessi. Numero 10. Bugatti Chiron Supersport 300+. 3,5 milioni di euro. Il Bugatti Chiron Supersport 300+, è la versione più estrema mai costruita del Chiron. La 300+, nel nome, indica il fatto che, grazie al suo motore di oltre 1600 cavalli, può raggiungere una velocità superiore a 482 km all'ora. Successivamente, la casa automobilistica Bugatti, controllata dal gruppo Volkswagen, ha prodotto in serie l'edizione speciale dell'Hypercar. Tuttavia, a differenza di quello che potrebbe sembrare un processo di produzione su larga scala, come per la maggior parte dei veicoli presenti su questa lista, si tratta di una produzione in edizione limitata molto ristretta. Sono stati costruiti solamente 30 esemplari del record di velocità Bugatti Chiron Supersport 300+, a partire dal 2019. Per acquistare una di queste vetture da 1600 cavalli, gli acquirenti devono essere disposti a pagare una somma superiore a 3,5 milioni di euro. Numero 9. Lamborghini Veneno Roadster. 4 milioni di euro. L'azienda controllata da Audi, Lamborghini, produce solamente 9 esemplari della versione aperta, chiamata Roadster, dell'esotico e collezionabile Lamborghini Veneno. Sotto il cofano si trova il classico motore V12 a 6,5 litri, in grado di erogare 750 cavalli e spingere il Veneno fino a 355 km all'ora. Esistono solo 5 esemplari della versione coupé. Già solo il coupé rientrerebbe nella lista con un prezzo di circa 3,5 milioni di euro, ma come cabriolet il Veneno ha un prezzo di oltre 4 milioni di euro al momento della sua presentazione nel 2015. A titolo di confronto, la Lamborghini Aventador, nella sua versione base, è disponibile a soli 320.000 euro. Numero 8. Koenigsegg CCXR 3 Vita. 4,3 milioni di euro. La carrozzeria del produttore svedese di supercar Koenigsegg è realizzata in fibra di carbonio incastonata con diamanti. Il modello speciale CCXR 3 Vita è spinto da un motore V8 biturbo da 4,8 litri con oltre 1000 cavalli e può accelerare da 0 a 100 km orari in meno di 3 secondi. Non sorprende quindi che questa supercar abbia un prezzo di circa 4,3 milioni di euro. Inizialmente si prevedeva di produrre solo 3 esemplari, ma la produzione si è rivelata più complessa del previsto. Alla fine, Koenigsegg ha interrotto la produzione dopo aver costruito 2 auto. Una di queste è stata acquistata dall'eccentrico pugile campione del mondo, Floyd Mayweather, dagli Stati Uniti. Numero 7. Pagani Huayra Imola. 5 milioni di euro. Il produttore italiano di supercar, Pagani, ha costruito solo 5 modelli dell'Huayra Imola. Inoltre, ogni cliente è coinvolto nel processo di sviluppo, quindi questo modello speciale era già esaurito prima della produzione della consegna. La Pagani Huayra Imola è un'auto interamente dedicata alla velocità. Ciò significa che deve essere leggera, quindi la fibra di carbonio è obbligatoria. Ma Pagani va oltre. Gli ingegneri hanno trovato una verniciatura speciale per risparmiare qualche chilo e raggiungere un peso finale inferiore a 1250 kg. Con i suoi 827 cavalli, l'Imola è il veicolo più potente prodotto da Pagani e ha un costo di circa 5 milioni di euro. Al settimo posto, con un prezzo di 5 milioni di euro, troviamo un'altra supercar, la Bugatti Divo. La Bugatti Divo è un'evoluzione del Chiron. Prende il nome dal pilota e pilota automobilistico francese Albert Divo, che ha vinto 6 volte il Gran Premio. Proprio come il modello di base Chiron, il Divo raggiunge i 1500 cavalli e velocità massime superiori a 400 km all'ora. In totale sono stati prodotti 40 esemplari di questa versione speciale. Tuttavia, la massima priorità di questa hypercar non è la velocità massima. Bugatti ha pubblicizzato l'auto durante la presentazione dicendo: "Il Divo offre una migliore prestazione in termini di accelerazione laterale, agilità e compartimento in curva. Il Divo offre una migliore prestazione in termini di accelerazione laterale, agilità e comportamento in curva.
Il divo è fatto per le curve. Per godersi tutto questo divertimento, i clienti devono però scavare probabilmente nelle loro tasche. Bugatti chiede 5 milioni di euro. Numero 6. Mercedes Maybach Accelero. 8 milioni di euro. Estremamente costosa e estremamente rara, la Mercedes Maybach Accelero è in realtà un'auto unica commissionata dal produttore di pneumatici Fulda, la filiale tedesca di Goodyear, per testare nuovi pneumatici ad alta velocità. La carrozzeria è stata progettata da 4 studenti dell'Università di Pforzheim. La vettura è stata presentata nel 2005. Spostata dal motore V12 biturbo da 690 cavalli, è stata successivamente acquistata dal rapper Birdman per 8 milioni di euro. Numero 5. Bugatti 110. 9,5 milioni di euro. Saranno prodotti 10 esemplari a Molsheim, in Francia, e saranno consegnati a partire dal 2021. Con un prezzo di circa 9,5 milioni di euro, il 110 è quasi il doppio del costo della serie altrettanto limitata del Divo e ha 100 cavalli in più rispetto alla versione di base del Bugatti Chiron, con 1600 cavalli. Il 110 è un omaggio alla leggendaria EB110 degli anni 90. Riesce a fare lo sprint da 0 a 100 in 2,4 secondi, a raggiungere i 200 km orari in soli 6 secondi e a superare il muro del suono dei 300 km orari in soli 13,1 secondi. Tuttavia, la velocità massima è limitata a 380 km orari, secondo la scelta di Bugatti. Nonostante ciò, il prezzo sale. In questo caso sono richiesti 9,5 milioni di euro. Numero 4. Rolls-Royce Swaptail. 13 milioni di euro. Nel caso del Rolls-Royce Swaptail, il lusso ruba la scena alla potenza. Fondamentalmente si tratta di una versione speciale di un modello di serie commissionata da un cliente che desiderava riprodurre lo stile del suo aereo e della sua yacht. Basato sulla Rolls-Royce Phantom, il progetto della Swaptail è durato 4 anni. È stato prodotto e venduto come pezzo unico. Né il cliente sconosciuto né Rolls-Royce stessa hanno voluto commentare il prezzo esatto. Spesso si è parlato di una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Molti media stimano un prezzo intorno ai 13 milioni di euro. Numero 3. Pagani Zonda HP Barchetta. 15 milioni di euro. In totale sono stati prodotti solo 3 veicoli di questa versione limitata del supercar. Di questi 3 Barchetta prodotti, solo 2 sono disponibili per i clienti. Uno è stato destinato al fondatore dell'azienda, Orazio Pagani. Le iniziali HP nel nome di questa potente vettura da 760 cavalli rappresentano le iniziali del fondatore. La HP Barchetta è la versione più costosa, sofisticata ed esclusiva della serie Zonda. L'auto con cui Orazio Pagani ha iniziato la sua avventura nel mondo dei supercar. Sotto il cofano si trova il potente motore Mercedes V12 da 7,3 litri, ottimizzato per offrire prestazioni estreme. Anche se il prezzo non è stato mai ufficialmente comunicato, gli esperti ritengono che si avvicini molto al raggiungimento dei 15 milioni di euro. Numero 2. Bugatti La Voiture Noire. 16,7 milioni di euro. La medaglia d'argento va al produttore automobilistico Bugatti, il cui marchio è rappresentato più frequentemente nella lista delle auto più costose al mondo. La Voiture Noire, in italiano l'auto nera, è stata l'auto con cui Bugatti ha celebrato il suo centenario. La carrozzeria è realizzata in carbonio nero profondo. Ogni singolo componente è stato realizzato a mano. La reinterpretazione della leggendaria Bugatti Type 57 SC Atlantic degli anni 30 è stata prodotta come un unico esemplare e venduta per la stratosferica cifra di 16,7 milioni di euro a un acquirente sconosciuto. Al Salone dell'Auto di Ginevra del 2019 si sono diffuse voci e speculazioni sul possibile acquirente. Il candidato più probabile, secondo diversi rapporti mediatici, è un plurivincitore del Pallone d'Oro, la stella dell'attacco Cristiano Ronaldo. Tuttavia, queste voci non sono state ancora confermate. Il Bugatti La Voiture Noire è dotato di un motore a 16 cilindri da 1500 cavalli e raggiunge una velocità massima di 420 km orari. Bugatti stesso non considera questo esemplare un'estrema supercar, ma lo descrive come una coupé comoda per lunghi viaggi. Numero 1. Rolls-Royce Boattail. 23 milioni di euro. Recentemente è stato presentato il nuovo Rolls-Royce Boattail. Sono stati costruiti solo 3 esemplari e tutti sono già andati venduti.
Si stima che l'auto abbia avuto un costo di circa 23 milioni di euro, anche se il produttore non ha fornito informazioni ufficiali sul prezzo di vendita. La particolarità di questa auto è che non solo ha un design posteriore che ricorda uno yacht, ma dispone anche di una funzione per picnic, in cui un set per picnic si estrae dalla parte posteriore in legno. Nel bagagliaio c'è anche uno scomparto refrigerato per lo champagne e un ombrello speciale. Secondo voci, il primo esemplare presentato è stato venduto alla coppia Jay-Z e Beyoncé. Rolls-Royce non ha ancora rivelato la potenza del veicolo attualmente più costoso al mondo. Questi sono i 10 veicoli più costosi al mondo. E ora attenzione, abbiamo una domanda importante per te. Quale di questi 11 veicoli presentati ti è piaciuto di più? Diccelo nei commenti. E che la ricchezza sia con te.